Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati signori dopo la disperazione di ieri, perché sono sincero signori, dopo il video di ieri e dell'altro ieri stavo per disinstallare il gioco signori, deciso, cioè troppa sfortuna, troppa agitazione, troppa no, stavo per disinstallare il gioco, poi ho spento tutto, ho fatto mente locale e oggi ripartiamo signori. Dove sono? Sono nella farm di Scheletri. Perché ho l'obiettivo di raggiungere almeno i 43 livelli. Perché? Allora, signori, ieri, no, stamattina, quando ho riacceso il computer, sono andato nella zona dove eravamo morti, ieri, nel video di ieri, e ho recuperato il recuperabile. Per fortuna siamo riusciti a recuperare 10 diamanti. Quindi già è una cosa molto interessante. Qui scavando, perché sento sempre degli scheletri che non sono quelli miei, ho trovato altri 4 diamanti qua sotto. Quindi, di conseguenza, signori, dovremo fare due picconi. Un piccone con fortuna, dovremo nuovamente perché l'abbiamo perso nel video precedente, nelle morti precedenti, e un piccone con silk touch, sì. Il delirio che sentite sono gli scheletri che arrivano qua sotto, perché signori ho allargato un attimino qui la base di atterraggio e ora ne arrivano molti di più. Quindi diciamo che abbiamo una farm molto più efficiente di prima, decisamente sì. In poco tempo riusciamo a ottenere tanti bei livelli. Il nostro obiettivo è riuscire a raggiungere i 43. Ci riusciremo? Penso di sì. Con questi ultimi che andiamo a ammazzare qui. Sì, 43 livelli. Ma qua ci sono gli altri. Li facciamo pure fuori. Perfetto, 43 livelli raggiunti, signori. E questo è il nostro obiettivo. Allora, dobbiamo recuperare questo arco. Mettilo qua. Ne abbiamo uno sano che ci portiamo a casa. Ossa sono troppe, frecce ce ne serve una sola, queste le posiamo, lì poi sistemeremo, questo qua lo mettiamo qui e direi che ci siamo signori, direi di sì. Allora possiamo tornare a casa e dicevo dobbiamo fare un nuovo piccone fortuna perché non abbiamo più un piccone fortuna signori, ne abbiamo uno a casa con fortuna 2 ma non ci basta, vogliamo un fortuna 3. Dobbiamo fare un piccone con Silk Touch perché dobbiamo espandere il nostro villaggio. E non ho la minima intenzione di andare a fare a cuocere altro vetro, ma bensì qui sta caricando tutto, ma ce la facciamo. Ma bensì dovremmo andare, ci siamo, dovremmo andare a allargare un po' il nostro villaggio, signori, perché i golem mi spuntano sia lì dentro che qua fuori. E poi perché voglio sistemare un attimino quella casetta di là e fare meglio l'orticello. Qua ce n'è un altro interessante, zio. Sì, decisamente è diventata una farm di golem, signori. Decisamente sì, decisamente sì. Questo lo ammazziamo dopo, però, non adesso. Anche perché però il ferro ce l'abbiamo, quindi non c'è bisogno di ammazzare. Riesco a dormire al volo? No, possiamo dormire solo di notte. Perfetto. Allora, intanto dobbiamo mangiare, perché non so da quanto tempo è che non mangia il mio tizio qui e questa cosa non va bene, non va assolutamente bene. Dovremmo avere delle carote qui, piglia queste carote e mangiamo come se non ci fosse un domani, dai. Così recuperiamo un attimino i cuoricini, che è la cosa importante che a noi interessa. Ora, ovviamente, signori, noi andremo a fare. Intanto dobbiamo fare una graystone, una come cazzo si chiama? Una di quelle che ti fanno disincantare le cose. Che non so niente né come si chiama né come si fa. Ciao. Quindi cerchiamo di capire qua dove sta, che già sarebbe una cosa buona e giusta. Io, no, ok, la vediamo. La mola, perfetto. Come si fa la mola? Con un blocco di lastra di pietra. Ok, ce l'abbiamo una lastra di pietra? Dimmi di sì, dai, ce la dovrei avere un blocco. Eccolo qua, ce l'abbiamo. Ora me la fai fare? La mola? Me la fa fare, signori, così perfetto. Così possiamo tranquillamente incantare e disincantare i picconi che andremo a fare. Allora, abbiamo detto che ce ne servono almeno due. Ovvio, almeno due picconi ci servono, signori. Uno con fortuna e uno con silk touch. Non ho intenzione di farli con di diamante perché siamo stringendo un piccone di diamante. Quello che andremo a utilizzare con silk touch non mi fa impazzire. Allora, intanto piazziamo la molla. Dove la piazziamo la molla? Ovviamente penso che qui così sotto sopra non la posso mettere. Lei invece me l'ha fatta mettere. Spettacolo! Mi piace tantissimo questa cosa. Ok, recuperiamo i nostri bellissimi lapislazzuli. Affinità all'acqua, potenza, efficienza. Potenza 4 lo potremmo mettere nell'arco. Contraccolpo, perforazione, 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 potenza, potenza. Atterraggio morbido 2 è importante. Potenza
Potenza, potenza, efficienza, fiamma, non ci interessa. L'arco ce l'abbiamo, sì. Vediamo già con l'arco cosa ci esce, signori. Al tentativo, potenza 1, indistruttibilità e potenza 3. No, ci fa cacare. Con un piccone, indistruttibilità, indistruttibilità, indistruttibilità. Va bene, allora facciamo un indistruttibilità 1 che ci serve a niente. Lo mettiamo qua, lo mettiamo qua, lo disincantiamo. È questo quello incantato? Sì, lo disincantiamo. E ripartiamo. Proviamo l'arco subito con infinità. Potenza, potenza, fiamma. No, no, non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo, signori. Indistruttibilità, indistruttibilità, efficienza 4. Efficienza 4 sarebbe buono metterlo su un piccone di diamante che lo andremo a fare subito. Efficienza 4, sinceramente, signori, su un bel piccone di diamantozzi. Ci sta, ci sta. Abbiamo solamente 19 diamanti con 4 da andare ancora da recuperare, che spero di riuscire a recuperarli con un bel piccone di fortuna. Con fortuna, questi li rimettiamo a posto e sono importantissimi, anche perché dobbiamo rifarci tutta quanta l'armatura. Quindi ci servono per forza. Allora, fai così, speriamo che magari mi esce qualche altro bel incantesimo. Fortuna 3, efficienza 4. Ma stai scherzando? Va bene, abbiamo il nostro piccone con fortuna, signori. Il nostro piccone con fortuna l'abbiamo trovato. Riusciamo a trovare un bella infinità? Fiamma, non me ne faccio niente di fiamma, mi serve fortuna 2. No, non mi serve più fortuna 2, mi serve. Allora, aspettate, cambiamo gli incantesimi all'arco. Dammi distruttibilità 1. Questo ora lo disincantiamo. Qua mi esce un bel Silk Touch, efficienza, efficienza, efficienza 4. Dammi efficienza 2. Vediamo qui cosa mi dà adesso. Efficienza, indistruttibilità, tocco di velluto. Dai, è così. Tocco di velluto, efficienza 4. Perfetto. E il tocco di velluto ce l'abbiamo. Ci manca semplicemente l'arco, signori. Ci manca semplicemente l'arco. Questo con efficienza 2 ce lo teniamo. Sempre farci comodo. Ci serve infinità nell'arco, signori. Ci serve infinità potenza 4 e tanta roba, ma a noi serve infinità. È vero che se ci spariamo un 1 da 3 sarebbe tanta roba, però no. Allora, signori, stanno finendo i livelli. Questa cosa è brutta, è decisamente una brutta situazione. Distruttibilità, impatto, potenza 3. Distruttibilità. Mi serve, cosa stai facendo qua sopra? Mi serve infinità, io voglio l'arco con infinità, signori. Gli altri incantesimi li mettiamo dopo, ma mi serve infinità, indistruttibilità, potenza, indistruttibilità. Ultimi due incantesimi, riusciremo a trovare infinità? Ci riusciremo secondo voi? Ci riusciremo? Due incantesimi, due incantesimi, due incantesimi, dai. Io credo, io ci credo, io ci credo. Dai, 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 potenza, potenza, potenza. Dai, 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 cazzarola, siamo stati fortunati. Abbiamo ottenuto sia tocco di velluto che fortuna. E dai, indistruttibilità, potenza, indistruttibilità. L'ultimo da 3, ci proviamo? E ci proviamo, dai, ci proviamo. Questa è che mi esce un'infinità così con indistruttibilità 3. Distruttibilità 3, potenza 4, potenza 4. Non è male, non è male, ma non è quello che cercavamo. Ci abbiamo qualche libro? Non abbiamo più incantesimi da 3. Perforazione, protezione, protezione. Niente, signori. Allora, io quest'arco sinceramente me lo terrei perché non è per niente male. Però ci serve comunque un'infinità che non abbiamo. Allora, qua abbiamo efficienza 2, lo mettiamo qui. Efficienza 3 non serve a molto, non serve a tantissimo. Tocco di velluto ce l'abbiamo, ok. Questo è il nostro arco che però vabbè, noi comunque le frecce ce l'abbiamo. Dobbiamo semplicemente fare un ricarico di frecce in maniera come se non ci fosse un domani. Signori, a questo punto noi torniamo dove torniamo? Qui il grano è salito? No. Torniamo alla farm di scheletri. Torniamo alla farm di scheletri, il nostro bellissimo carrellino, dai così, dai dai dai, parti, ok, recuperiamo quei 4 diamantozzi con il nostro piccone con fortuna, il quale però forse non c'è indistruttibilità e questo non va bene, dovremmo un attimino anche far
fare questo discorso ora, poi casomai off camera recupero qualche altro livello e vedo di fare qualche altro libro interessante, signori, perché purtroppo siamo un attimino a corto di livelli, però intanto recuperiamo quegli amantozzi che ci sono, io ogni volta sbaglio tasto, quegli amantozzi che ci sono qui. Dai così, dai, 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 sali su, sali su, sali su, che sono qua sotto, signori. Andiamo, ci scendiamo così, sì, scendiamo così, tanto non rischiamo di morire, sono già cascato una volta, perfetto. Quattro diamantozzi per noi, signori, noi nell'inventario non abbiamo, ce ne portiamo a casa, uno, due, tre e quattro. 14, signori, 14 diamanti per noi, ce ne altri per caso? No, 14 diamanti per noi. Tanta roba, signori. Torniamo su. Dai, dai, dai. Ciò dimostra che il karma ogni tanto fa bene. Il karma ogni tanto ci vuole bene, ci vuole bene. Mangiamo due carotine. Mangiamo due carotine. Andiamo a ammazzare quei quattro scheletri che saranno spuntati sicuramente. Rifacciamoci tutta l'armatura in diamante, signori. E anche una bella spadozza in diamante. Dopodiché, con calma, io recupererò vari livelli, signori, e vedremo di portarci a casa dei bei incantesimi per la nostra situazione. Detto questo, torniamo su. Facciamoci la nostra armatura in diamante, la nostra spada in diamante. Dove cazzo la sta andando? Il trenino è giù. Ogni tanto mi confondo, signori. Salgo su, scendo giù. Ok, di qua sto vomitando, ma ce la facciamo. Sali sul trenino, partiamo velocemente e facciamoci la nostra armatura in diamante, signori. E nel video di ieri, dell'altro ieri, non è successo assolutamente niente. Non è successo assolutamente niente. Siamo riusciti a recuperare tutto quanto. E se voglio, io torno in quel cavolo di bastione e ammazzo tutti. No, scherzo, no, scherzo. Prossimamente, invece, considerando che siamo ancora nella 1.19, signori, andremo a cercare un poco di Angel Debris o come cavolo si chiama, così da rafforzare ancora di più la nostra armatura. Prima però la dovremo incantare. Allora, dammi le mantozzi, ne abbiamo un totale di 30. Di 30, di 30, di 30. Allora, vai di elmetto, ok. Vai di chestplate, di corazza. Dai così. Vai di gambali. Ce la fai? Ce la fai? Li consumiamo tutti, signori. Ebbene sì, li consumiamo tutti. Questo di qua, perfetto. E con gli altri due mi fai anche la spada. Così, signori, siamo tornati operativi ed efficienti. Come se niente fosse successo. L'importante è sempre ripartire, signori. L'importante è sempre ripartire. Ci mettiamo qui e facciamo anche la copertina del video e siamo tutti contenti, signori. Detto questo, col tramonto alle nostre spalle, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!